Salve a tutti ragazzi, sono Prince Peter e con questo video voglio farvi vedere come installare la Race Minimap su Minecraft 1.2.5. Allora, andate nel link in descrizione e arriverete in questo sito. Cliccate su Mods. E la terza è la Race Minimap. Cliccate sulla freccina qua e ve la scaricherà. Io da qua l'ho già scaricata. Scusate. Allora, come fare per arrivare alla cartella Minecraft? Cliccate su Finder. Nuova finestra nel Finder. Cliccate su vostro nome se non ci siete già. Libreria, Application Support, Minecraft. Se state usando Lion o Mountain Lion, cliccate su Vai tenendo premuto Alt. Adesso io non ce l'ho perché sto usando Snow Leopard. Allora, Application Support, Minecraft. Dal sito, scusate, scaricate anche Mod Loader. Bin e avrete questi file qui. Al posto di usare programmi come Springy o cose simili, cliccate con il tasto sinistro lentamente due volte e rinominate il file minecraft.jar.zip. Usa zip, doppio clic e lo decomprimerà. Ora cancellate la cartella meta.inf. Aprite la cartella di mod loader che avete scaricato e tutti i file incollateli o copiateli o trascinateli semplicemente nella cartella minecraft.jar. Prendete adesso questi tre file della cartella Race Minimap e metteteli in Minecraft.jar. Adesso avviamo il gioco. Vorrei soltanto dirvi che non si può tenere la Race Minimap se si tiene la X-Ray perché vanno in conflitto. Ok. Single player creating world create. Si sta generando il mondo. Aspettate un attimo. Ecco, come potete vedere, nell'angolo in alto a destra del mio schermo c'è per l'appunto una minimappa. Schiacciando C ci farà mettere dei waypoint. I waypoint sono questi segni qua che ci permettono di segnare dei punti, come il portale del Nether quando si entra, oppure casa nostra o l'uscita di un dungeon. Spremendo X si avrà una visuale ancora più grande della mappa. Premendo Z ce lo zoomerà fino a che non tornerà come prima. Riprendo X se ne va. Adesso premiamo M, che c'è anche scritto qui, e qua abbiamo tutte le impostazioni.
Allora, Raise Minimap attiva, disattiva. Qua, come vogliamo vedere, normale, i biomi o nelle caverne. Questo qua è il dead point, che ci indica dove siamo morti e che ci permette di recuperare gli strumenti. Allora, aspettiamo un attimo. Questi qua due non so cosa siano. Qua, sul face map, ci sono varie impostazioni. Questa qua è per la luce, per il tipo di luce, per l'aggiornamento del terreno. Questo qua cambia poco, non so esattamente cosa sia. Questa qua è la trasparenza, se si vedono anche i fiori, tutta l'erba. Questi qua sono i colori. Questo qua non so cosa faccia. Questo qua nasconde la neve. Questo qua ci permette di vedere i chunks. Un chunk è una zona di 16x16 blocchi. Questo qua è molto utile perché ci permette di vedere in che chunk possono spawnare gli slime. Gli slime spawnano a un'altezza molto bassa, vicino alla bedrock, con un livello di luce anche superiore a 14, cioè praticamente alla luce delle torce. Ok. Entity's Radar ci permette di vedere i mostri o gli altri animali o tutto. Tipo, questo qua se è abilitato o disabilitato. Player non serve a niente perché questo qua, anche se potrebbe essere molto utile, nel multiplayer non funziona. Marker, questo qua credo che sia, non lo so, aspettate. Ecco, modifica i waypoints, come appaiono nel gioco, perché infatti nella minimappa li vedremo sempre. E adesso siamo arrivati a minimap options. Qua possiamo decidere la forma, qua la texture, qua la posizione. Questa qua è la dimensione. L'opacità. La scala che non so. Ecco, qua fa vedere come le coordinate, il tasto del menu, la scala, la grandezza delle scritte, questa qua, la velocità, come che zoom, adesso così ad esempio, 0,5. Maggiore. Come vedete, nella minimappa ci sono moltissimi animali e mostri. Quelli rossi sono i mostri, quelli blu gli squid e quelli bianchi gli animali vari. Adesso andiamo allo squid. Come vedete, si vede anche nella minimappa. Eccolo qua.
Torniamo su Minimap Options. Questo qua non so bene. Questo qua è quante volte fa aggiorna la mini, il nostro spostamento. Boh. E questo qua, un altro che non so. Benissimo. Ah, ecco. Aprendo il menu possiamo configurare i tasti. Qua ci sarà scritto. E qua possiamo decidere il colore dei waypoint oppure se rimuoverli. Qua. Ok, abbiamo fatto un altro. Da Prince Peter è tutto. Grazie per aver visto il mio video e alla prossima.